Ben ritrovati a Canavese in due minuti. Le notizie di oggi, martedì 1 settembre 2015. Feletto. È morto nella notte all'ospedale CTO di Torino il 35enne che ieri sera, intorno alle 20, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nel garage della sua villetta in via Adriano Ghione a Feletto. Il giovane aveva riportato gravi ustioni sul 100% del corpo. A trovarlo cugino e un amico che avevano immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto erano intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, Ivrea, Rivarolo, Bosco Nero e la Croce Verde di Cirié, che l'aveva trasportato dapprima all'ospedale di Cornier, da dove era stato poi organizzato il trasporto CTO. Canavese. Tamponamento a catena ieri pomeriggio sul ponte della Pedemontana nel tratto compreso tra Castellamonte e Salassa. Una giovane, con una Toyota Yaris 4x4, ha tamponato una Fiat Panda 4x4, che a sua volta ha tamponato un Audi Q3, tutte dirette verso Ivrea. A causare l'incidente è stato il rallentamento provocato da un tir rimasto in panne sulla carreggiata opposta. San Giorgio Canavese. Incidente ieri pomeriggio sulla strada provinciale 53. Un ambulante a bordo del suo mezzo, un autocarro adibito a banco mercato, diretto verso Caruso, è uscito fuori strada. Pare che volesse evitare un veicolo in sorpasso diretto a Dozzegna. Fortunatamente il conducente, che viaggiava solo, è rimasto illeso. Rivarolo Canavese. Anno pieno di soddisfazioni per il Vespa Club di Rivarolo Canavese. Questo fine settimana il club ha partecipato al raduno vespistico della 66esima Sagra del Peperone, che si è tenuta a Carmagnola. Su 65 Vespa Club partecipanti, Rivarolo si è classificato primo con 58 equipaggi, primi anche all'Internazionale di Alba e alla città di Biella. Vi auguriamo una buona giornata e appuntamento alla prossima edizione.